Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona è dedicata all'interazione con le IA, intelligenze artificiali, di Perplexity e Gemini. Sono andato dalle due IA ed ho chiesto loro la stessa identica cosa. Qual è la possibilità che lo stato iracheno venga frammentato in tre stati? Dunque, vi anticipo rapidamente il fatto che la valutazione di Perplexity in buona sostanza ritiene l'evento possibile. È obiettivamente difficile dire quanto possa essere probabile oppure imminente, ma indubbiamente quando Iran e Arabia Saudita decideranno entrambi che sarà utile smembrare l'Iraq, la parte sud dell'Iraq, che è principalmente filo iraniana, entrerà in orbita iraniana oppure diventerà direttamente nuovo suolo iraniano. La parte centrale dell'Iraq invece potrebbe entrare in orbita petrolaraba. La parte nord dell'Iraq, che ha una buona presenza curda, potrebbe finalmente distaccarsi e creare un proprio stato nazionale, che peraltro a mio avviso sarebbe anche utile per la Turchia, dato che verrebbe a crearsi uno stato cuscinetto tra Turchia ed Iran. Ecco, tutto questo potrebbe essere anche possibile sotto l'ala cinese, ossia possiamo immaginare che tutto questo possa essere un sottoprodotto della crescita cinese in Asia, dato che la Cina, anche per merito del disastro Theodem e la strategia di rigenerazione di Soros, ecco, la Cina è riuscita a far riaprire consolati diplomatici tra petrolarabi ed Iran, gettando a mio avviso le basi per un surgelamento della divisione sciiti e sunniti, che entrambi potrebbero stare tutti e due in orbita cinese per ragioni di polarizzazione molto diverse. Circa la frammentazione dell'Iran in tre stati, vi invito ad andare a fruire il dossier Acquamarcia quanto le brevissime appendici in guerre puniche sul teatro bizantino. Tutti i link per un fast download li trovate sul mio sito lafrecciadellastoria.blogspot.com. Andiamo a sentire come ce la racconta Perplexity e poi Gemini, quindi discuteremo rapidamente della valutazione di Gemini. La possibilità che l'IRAQ si frammenti in tre stati separati è un argomento di notevole preoccupazione tra analisti e decisori politici. Questa frammentazione potrebbe derivare da vari fattori, tra cui instabilità politica, crisi economica e radicate divisioni settarie. Situazione attuale e rischi di frammentazione. L'IRAQ sta attualmente affrontando gravi sfide che potrebbero portare alla sua frammentazione. Il paese è alle prese con un'economia rentier fortemente dipendente dalle entrate del petrolio, corruzione diffusa e fazioni armate che competono per il controllo. Il potenziale di collasso economico, in particolare se i prezzi del petrolio scendessero in modo significativo, potrebbe esacerbare le tensioni esistenti tra i diversi gruppi etnici e settari dell'IRAQ, tra cui sunniti, sciiti e curdi. Un tale collasso potrebbe innescare una lotta di potere che potrebbe portare alla suddivisione dello Stato in entità più piccole basate su queste divisioni. Contesto storico: l'idea di dividere l'IRAQ in tre regioni autonome, una per i curdi, una per gli arabi sunniti e una per gli arabi sciiti, è stata discussa almeno dal 2006. Questa proposta ha guadagnato terreno durante periodi di intensa violenza e instabilità politica, in particolare dopo l'ascesa dello Stato Islamico, che ha sfruttato il vuoto di potere esistente e le lamentele settarie. I curdi hanno già stabilito un certo grado di autonomia nel nord, mentre le regioni sunnite si sono spesso sentite emarginate dal governo dominato dagli sciiti a Baghdad. Sfide alla divisione: sebbene l'idea di dividere l'IRAQ possa sembrare una potenziale soluzione ai conflitti in corso, è piena di complicazioni. Dividere il paese lungo linee etniche o settarie potrebbe portare a violenti conflitti interni, tra cui la pulizia etnica, poiché molte regioni sono miste e ospitano vari gruppi.
Inoltre, i paesi confinanti potrebbero intervenire con il pretesto di proteggere i propri interessi, complicando ulteriormente la situazione e potenzialmente portando a instabilità regionale. Conclusione in sintesi, mentre la frammentazione dell'IRAQ in tre stati è una possibilità dato l'attuale panorama politico ed economico, ciò porterebbe probabilmente a notevole violenza e instabilità. La necessità di riforme radicali e di un approccio unificato alla governanza è fondamentale per scongiurare tale scenario e promuovere uno Stato iracheno più stabile e coeso. La possibilità che lo Stato iracheno venga frammentato in tre stati è un tema complesso e delicato, influenzato da una serie di fattori storici, politici, sociali ed economici. Non esiste una risposta definitiva a questa domanda, in quanto la situazione in Iraq è in costante evoluzione e dipende da numerosi fattori interconnessi. Fattori che potrebbero favorire una frammentazione: divisioni etniche e religiose, la presenza di diverse etnie, arabi, curdi, turcomanni, e confessioni religiose, sunniti, sciiti, ha storicamente alimentato tensioni e conflitti in Iraq. Conflitti armati. Le guerre e le insurrezioni che hanno caratterizzato l'Iraq negli ultimi decenni hanno indebolito le istituzioni statali e rafforzato le identità etniche e religiose. Interferenze esterne. L'ingerenza di potenze straniere nella politica irachena ha spesso acuito le divisioni interne e destabilizzato il paese. Crisi economica. La grave crisi economica che affligge l'Iraq potrebbe ulteriormente indebolire il governo centrale e favorire l'emergere di fazioni indipendentiste. Fattori che potrebbero ostacolare una frammentazione. Importanza strategica dell'Iraq. L'Iraq è un paese ricco di risorse energetiche e occupa una posizione geostrategica cruciale nella regione. Queste caratteristiche rendono l'Iraq un obiettivo di interesse per molte potenze straniere, che potrebbero opporsi a una sua frammentazione. Legami storici e culturali. Nonostante le divisioni, gli iracheni condividono una lunga storia e una cultura comune, che potrebbero fungere da collante per l'unità nazionale. Interessi delle minoranze. Molte minoranze etniche e religiose presenti in Iraq potrebbero opporsi a una frammentazione dello Stato, temendo di essere marginalizzate o perseguitate in nuovi stati più piccoli. In conclusione, la possibilità di una frammentazione dell'Iraq è un rischio concreto, ma non inevitabile. L'evoluzione della situazione dipenderà da una molteplicità di fattori e dalle scelte politiche che verranno fatte nei prossimi anni. Ciao. La valutazione di Gemini è condivisibile, ma a mio avviso non ha profondità strategica, perché non contempla il peso dei petrolarabi, dell'Iran, della Cina e l'estrema difficoltà per gli USA di trovare nuovi alleati per il contenimento cinese in Asia, dopo il disastro provocato dai Totem con la strategia della rigenerazione di Soros. Inoltre Gemini ignora l'influenza cinese, che ultimamente pare abbia trovato motivazioni per far ricomporre ad una tolleranza reciproca i dissidi sunniti sciiti, che invece gli USA hanno sempre attizzato per imporre un divide ed impera nei paesi ad alta disponibilità di petrolio. Per quanto nell'ultimo decennio gli Stati Uniti d'America abbiano direttamente puntato sullo shale oil e gas, perché a mio avviso evidentemente sanno che i giacimenti di petrolio petrolarabi sono sulla via dell'esaurimento, in quanto nessuna risorsa da idrocarburi, per quanto grande possa essere un giacimento, nessun giacimento ha una disponibilità infinita. Per questa puntata è tutto, un saluto, alla prossima, ciao!